Ci rammarichiamo di essere costretti a fare una conferenza stampa, ma dopo una volta, due volte, tre volte, e solo grazie alla disponibilità del sindaco riusciamo ad avere un colloquio, ma nonostante questo colloquio loro continuano imperterriti, anche se ieri hanno fatto in parte marcia indietro, domani pomeriggio ci vediamo. Noi siamo oberati da smog, oberati da un traffico intenso, proprio perché questa zona è diventata il centro nevralgico di tutta la città, quindi tutta l'economia viene qui. Quindi noi protestiamo affinché ci sia un dialogo in modo da poter risolvere il problema dei parcheggi. Mettere i parcheggi gratuiti per la lunga sosta davanti allo scalo merci della stazione e eventualmente mettere tutti i parcheggi a pagamento nella zona nostra, del quartiere Sacro Cuore, stazione Sacro Cuore, salvaguardando i residenti. A noi sembra una maniera equa per poter salvaguardare coloro che viaggiano, i pendolari che già sono oberati ovviamente da difficoltà, da dover partire prima e tornare, insomma uno che vuole andare al lavoro è comprensibile. Dall'altra parte dobbiamo salvaguardare gli interessi anche dei commercianti, no? Ci deve essere non più coloro che si fermano qui e stanno fermi tutto il giorno perché per non pagare il parcheggio davanti alla stazione si trasferiscono all'interno del quartiere, togliendo la possibilità a tutti quelli che vogliono venire nel nostro quartiere per fare commercio, e quindi loro vanno via. Noi residenti verremmo tutelati, perché se ci fosse una proposta di questo genere noi avremmo un disco di salvaguardia per il residente che parcheggia dove trova parcheggio, però non paga. Mi sembra una posizione abbastanza equa. Vediamo domani, siamo stati finalmente richiamati dal sindaco, perché noi abbiamo chiesto 15 giorni fa un colloquio con il sindaco e siamo stati disponibili, però ci rammarichiamo che ancora una volta le scelte fatte sul quartiere vengono fatte prima di chiamarci. Prima si dialoga, prima si partecipa, prima ci si confronta e insieme si trovano le soluzioni. Invece vengono imposte dall'alto e poi siamo costretti a protestare. E abbiamo fatto delle proposte, secondo me, realizzabili, concrete, ben pensate e che possono portare un miglioramento collettivo a tutta la zona. Speriamo di avere risposte rapide. Questa è la cosa importante, perché con la riapertura delle scuole la situazione si è ulteriormente aggravata e poi il commercio oggi ha bisogno di essere di risposte rapide. Non possiamo più pensare alla burocrazia, alle lungaggini, cioè il tempo stringe e bisogna agire. Un punto di incontro secondo te è possibile effettivamente trovarlo? Ma io credo di sì, perché io più che altro me lo voglio augurare, ma devo dire che questa giunta è stata dimostrata più di una volta sensibilità nei confronti dei commercianti. Abbiamo avuto già un incontro, purtroppo, come dicevo poc'anzi, le lungaggini, le burocrazie fanno allungare i tempi e noi abbiamo bisogno di risposte certe. Comunque ieri, quando abbiamo ricevuto una chiamata da parte dell'assessore Verna, che si è dimostrato propenso ad ascoltarci e forse ad accettare, insomma, in larga maggioranza le nostre proposte, domani avremo un incontro, se volete ne riparliamo.